Segretaria, l'impatto della crisi sulla vita delle donne e delle misure di austerità sulla vita delle donne, delle lavoratrici? Beh, è un impatto sicuramente pesante, basta pensare che per esempio quando si parla delle pensioni basse si parla prevalentemente delle pensioni delle donne per quella storia che conosciamo bene, che è la discontinuità contributiva, che è l'interruzione del lavoro dopo la maternità, che sono i lavori poveri che spesso sono quelli che toccano alle donne. È un impatto sulle lavoratrici perché a loro viene imposto un salto per arrivare alla pensione di vecchiaia in termini che non si sono mai visti nella storia. È un impatto sulle donne perché tutto questo avviene senza nessun intervento sui servizi, quindi senza nessuna idea di favorire comunque il lavoro delle donne o una conciliazione tra i tanti lavori delle donne come funziona la società. Poi si potrebbe andare avanti parlando di tassa sulla casa, pensando a cosa vuol dire per le donne sole, piuttosto che di idea di aumentare l'IVA, la nuova tassa sulle accise che è stata introdotta per la benzina, tutte cose che aumentano immediatamente i prezzi, producono inflazione ed è noto che chi poi si occupa dell'economia domestica e del riuscire a far quadrare i conti sono normalmente le donne. Ciò che colpisce poi molto è che c'è una fortissima richiesta di sacrifici sull'oggi e nessuna attenzione alle giovani per il dopo, perché in realtà gli si dice state fuori dal lavoro perché teniamo al lavoro chi c'è, si dice risparmiamo sulle pensioni ma con quello facciamo cassa, non è che pensiamo alla vostra pensione, e anche a delle cose che non costano, come si usa dire in questi casi, come il fatto che non si venga licenziate perché si aspetta un figlio, reintroducendo la norma contro le dimissioni in bianco, neanche su questo c'è nessun segnale. Mi diceva poco addietro una giovane, parlate di conciliazione di vita, di tempi di vita e di tempi di lavoro, ma bisognerebbe piuttosto parlare delle donne di accumulazione di tempi di vita e di lavoro. Questa potrebbe essere un'idea, se potesse valere l'insieme del lavoro di cura, le tante attività delle donne ai fini pensionistiche, probabilmente andremo in pensione prestissimo. E invece avviene esattamente un procedimento opposto, cioè si scarica sempre di più sulle famiglie e quindi sulle donne tutti i temi della coesione, degli affetti, dell'educazione, della tenuta di una famiglia, e non c'è nessuna compensazione dal punto di vista della spesa sociale e dell'accompagnamento al lavoro, della possibilità di lavorare. Il rapporto del movimento politico delle donne, Se non ora quando, è una parte del movimento. Il comitato romano di Se non ora quando fa un lavoro importante sul territorio regionale. Il rapporto del lavoro col movimento, con le lotte del sindacato, per i diritti delle donne è importante. Ma non c'è dubbio, questa è una delle ragioni per cui ci siamo incontrate, incrociate, ritrovate in tante occasioni, anche se è anche altrettanto importante fare ognuno il proprio pezzo, cioè fare la mobilitazione, il movimento, il rapporto con la politica e poi fare quell'esercizio che è invece la rappresentanza sindacale dei singoli interessi. Credo che questa sia una stagione in cui c'è bisogno proprio di ripensare e riparlare di che cos'è la politica, perché mi pare che ci sia una progressiva sospensione dell'idea che c'è un pensiero, che c'è un paese che ha diritto di dire la sua, che c'è un problema di partecipazione e che c'è un problema di non scaricare sui deboli tutto ciò che succede con questa manovra, non intendendo che le donne sono i deboli, ma intendendo per deboli i redditi, cioè proprio le condizioni materiali. Quindi la discontinuità deve coniugarsi con la regola, con le regole? Non c'è dubbio, la discontinuità deve coniugarsi con le regole e la discontinuità deve coniugarsi con un grande sforzo democratico. Lei è una forza per noi, grazie.